Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale da me, che come sempre sono Lia, e dai miei capelli che non hanno più assolutamente un verso. Oggi vuole essere un po' diverso dal solito. Sono sempre consigli di lettura, ma sono consigli di lettura che mi avete dato voi. Questo perché molto spesso io sotto ai video o anche in giro nei vari social, sotto la pagina, nei commenti della pagina Facebook o su Instagram, mi date veramente sempre dei consigli che io ogni volta trascrivo minuziosamente in modo molto certosino e puntuale, perché lo sapete, sono un po' secchiona in queste cose, sono un po' puntigliosa. Io nel corso dei vari mesi ho trascritto tutti i vostri consigli e mi è venuta l'idea di proporveli appunto in un video che parli non tanto dei miei consigli di lettura, ma questa volta vi voglio rendere protagonisti con i vostri consigli di lettura. Anzi, mi piacerebbe che questo tipo di video diventasse una consuetudine da fare una o due volte all'anno, a seconda di quanti consigli voi mi darete, e mi piacerebbe che magari mi continuasse a dare dei consigli quando ne avete, lasciandomi appunto un commento sotto questo video oppure commentando sui vari social che io vi dicevo e che trovate comunque linkati sotto in descrizione. Ma partiamo subito. Allora, mi scuserete perché io per tutto il video sicuramente starò con la testa così, perché non riesco a ricordarmi tutti i vostri consigli di lettura ovviamente, e quindi leggo un po' la cartellina, tipo la cartellina di Sanremo. Vi parlo subito di un libro che mi è stato proposto da Chiara, che mi è stato suggerito da Chiara Ruggero e che è schizzato subito ai primi posti della mia wishlist. Sto parlando della morte della farfalla di Pietro Citati, del 2007, edito in Audi mi sembra, che parla della storia d'amore tra Francis Scott Fitzgerald e Zelda. Pietro Citati come autore io assolutamente non lo conoscevo. Penso che sia un critico e che abbia scritto moltissimi saggi sulla vita di altri autori, mi andrò a informare un pochino meglio. Questo titolo appunto, come vi dicevo, parla dell'amore di Zelda e Fitzgerald e della follia di lei e di questo amore che è stato un po' lo specchio della una coppia che è stata un po' il simbolo della vita degli anni 20. E allora vi dico, questo titolo mi ha talmente tanto incuriosito, ma perché mi incuriosiscono Zelda e Fitzgerald, che io sono andata subito a cercarlo, ad informarmi, l'ho recuperato in biblioteca e l'ho iniziato proprio in questi giorni e mi sta piacendo anche molto, perché trovo che lo stile di Citati sia molto sintetico, molto, ma allo stesso tempo molto puntuale, e che condensi in un volume che è molto breve, perché alla fine sono un centinaio di pagine, tutto quello che c'è da dire su questa coppia. Comunque sono ancora all'inizio e vi saprò dire appunto più avanti. Poi Greenwood mi consiglia di Maria Dueñas, La notte ha cambiato rumore, un volume del 2011, che viene descritto come un moderno feuilleton e una storia di amore e tradimento sullo sfondo della Spagna e del Marocco degli anni 30. Mi piace. Sempre Greenwood mi consiglia anche Coraggio di Gabriele Romagnoli, un titolo di non fiction ma che racchiude storie di coraggio di persone normali. E poi per finire di Michel Bussy, un autore francese, Ninfe nere, edito EO nel 2016. Lei me lo descrive come un giallo classico dal sapore inglese che coinvolge tre donne di età diverse. Io non sono un amante del giallo classico, però ogni tanto mi piace comunque fare qualche incursione, come vi dicevo nel video della comfort zone, in ambiti che non sono esattamente quelli che rientrano nella mia comfort zone. Quindi questo classico sinceramente mi ha fatto suonare un campanellino e magari lo recupererò.
Tina II mi consiglia Coordinate d'Oriente di Alessandro Peristinotto, che è un titolo del 2014, su un imprenditore che parte per Shanghai per sottrarsi al passato e iniziare una nuova vita in Cina. Molto interessante. Nocturnal Blaze, ovvero Sara, e se non la seguite, perché anche lei ha un canale, sicuramente molto più conosciuta di me, comunque se non la seguite, seguitela perché a me piace sempre, mi piacciono i suoi punti di vista. Dicevo, Nocturnal Blaze mi consiglia tutti i libri di John Nesbo perché mi ha detto che il detective protagonista è molto interessante. È da tempo che sento parlare di questo detective, Harry Hall, non solo da lei ma anche dalla Penny. E ho recuperato in ebook L'Uomo di Neve perché so che tra qualche mese uscirà il film che è stato tratto da questo Uomo di Neve e sono molto curiosa sinceramente di vedere come sarà trasposto sullo schermo questo detective. Sono molto curiosa anche di leggere le vicende di questo detective, nonostante anche questo non sia un titolo che rientra tra quelli che io leggo solitamente. Daniela mi consiglia invece Le prime 15 vite di Harry August di Claire North, un titolo del 2015 della NN Editore, che era entrato già da tempo nella mia wishlist, ma del quale sento parlare in modo abbastanza diverso. C'è chi lo esalta, altri invece lo hanno trovato troppo young adult. Non lo so, non mi ricordo se ce l'ho in ebook, perché ovviamente ne ho talmente tanti che non mi ricordo tutti i titoli che ho. Devo controllare, ma magari gli darò una possibilità. Valeria De Vito, che mi sembra, se non sbaglio, abbia anche lei un canale, mi consiglia La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffenegger, che devi sapere, Valeria, che è in libreria da tantissimo tempo e tra l'altro dopo che tu me lo hai consigliato io l'ho spostato tra i titoli nella sezione della mia libreria, tra i titoli che io devo leggere a breve. Non so questo breve, perché questo breve è sempre un po' labile, però è lì e assolutamente voglio leggerlo. So che c'è anche il film, ma fino a che non avrò letto il romanzo ovviamente non potrò vedere il film. La ragazza interrotta mi consiglia invece la serie di Outlander, anche questo libro ce l'ho in libreria da diverso tempo e so di cosa parla e secondo me è proprio nelle mie corde. Adesso, come voi sapete, sto leggendo la serie dei 12 libri di Poldark, ovviamente li diluirò nel tempo perché non riesco a leggerli, cioè non ce la faccio, 12 tutti insieme, no. Sono arrivata al terzo e mi sto già un pelino stancando. Quindi so che anche la serie di Outlander consta di diversi titoli, quindi tempo al tempo, ma arriverò anche a quella serie lì. Mara Dal Corso mi consiglia Catherine Mansfield. Catherine Mansfield è un'autrice di racconti e in particolare lei mi consiglia Preludio e Felicità. Io qua in libreria, non so esattamente dove, ho un volume di Catherine Mansfield, vabbè adesso non lo trovo, ho un volume di Catherine Mansfield che ho comprato all'usato perché siccome i racconti sono sempre un mio scoglio, però avevo sentito parlare talmente bene di questa autrice che desideravo conoscerla, quindi non so se nel volume che io ho in libreria questi due racconti che mi consigli sono contenuti, devo dargli un'occhiata, ma sicuramente prima o poi affronterò la Mansfield. Postcards from Far Away mi consiglia Lucky, l'autobiografia di Alice Sebold, l'autrice di Amabili Ressi. Ecco, questo titolo mi crea qualche disagio perché so che è la sua autobiografia che parla di uno stupro, ne parlano tutti molto bene, ma non so se l'argomento riesco ad affrontarlo. La Sebold è sicuramente un'autrice che mi incuriosisce, Amabili Ressi ce l'ho qua in libreria e so che molti di voi me lo hanno consigliato. Probabilmente prima o poi leggerò anche questa autobiografia, ma devo essere preparata psicologicamente perché poi mi immedesimo talmente tanto nelle storie che leggo che finisco per provare anche io gli stessi sentimenti e molto spesso non sono sentimenti facili da affrontare. Angela Foto mi consiglia invece Philip K. Dick con Ubik, La svastica sul sole e Senso inverso. Io di Dick ho letto il libro da cui poi è stato tratto Blade Runner, ve ne avevo parlato in uno dei primissimi video sul canale che magari se riesco a trovare vi metto sotto in descrizione, era una parola di panna molto, molto impacciata, non che adesso sia tutta questa gran verba, vabbè. Comunque
se volete andate a vedere, ogni tanto mi piace fare qualche incursione nel genere di fantascientifico. Kadic in quel libro mi era piaciuto veramente tanto e quindi ti ringrazio dei consigli perché soprattutto La svastica sul sole è un titolo che mi incuriosisce molto. Rosalba Murgi poi mi consiglia un giallo ambientato in parte nel Museo Egizio di Torino, ovvero Il custode di Ernesto Chiabotto, e poi mi consiglia Un gatto nel cuore di Torino di Yuri Bossuto, ovvero un libro che parla di un gatto che aiuta alcune persone ad aprire il proprio cuore ai sentimenti. E ricordo che Rosalba mi aveva consigliato questi libri perché lei è di Torino e mi aveva sentito dire in un video che io amo molto la sua città e quindi mi aveva voluto dare questi consigli sulla sua città, in cui io spero di tornare presto, tra l'altro. Finiamo invece ora i consigli che mi ha fornito Emilia Fucsia 89, che io ringrazio veramente di cuore perché è una delle persone che partecipano di più nei commenti sotto ai miei video ed è sempre prodiga di tantissimi consigli, mi ispira veramente tanto. Grazie Emilia per i consigli. Lei mi ha dato tantissimi titoli che io ora cercherò di condensare. Mi ha consigliato di Roald Dahl Storie impreviste, che è una storia una raccolta di storie inquietanti che sono più per adulti che per bambini. E poi di Raffaella Romagnolo, La figlia sbagliata, un titolo che è stato candidato allo scorso premio Strega del 2016, è la storia della vita di una coppia lungo 40 anni, fatta di una normalità che è imposta e di facciata. E poi, per quanto riguarda i classici, mi ha consigliato Oblomov di Ivan Goncharov, un classico su cui io non mi ero mai soffermata, su un uomo dominato dalla pigrizia e dalla solitudine. Però, dopo aver letto appunto questa cosa, questa breve sinossi su questo uomo dominato dalla pigrizia, mi sono detta che probabilmente questo classico mi potrebbe piacere molto, perché sono una persona molto incline alla pigrizia se mi crogiolo in questo stato. Io dico sempre che se venissi rinchiusa in un appartamento con cibo, acqua, un telecomando, una TV e dei libri, potrei rimanere lì per mesi. E quindi secondo me, leggere di questo uomo che si impigrisce come me probabilmente potrebbe essere un argomento che potrebbe piacermi molto. E poi mi consiglia The Grace Keepers di Kirsty Logan, un titolo che non è stato ancora tradotto in italiano, ma che mi ha affascinato subito perché probabilmente è un distopico che parla di un mondo, di un momento storico in cui la Terra è sommersa e c'è un circo fluttuante e due donne che cercano casa. Forse me lo ha suggerito sulla scia del Circo della Notte, io adesso non me lo ricordo, però questo elemento del circo fluttuante ha catturato subito la mia attenzione. Per quanto riguarda gli italiani, lei mi consiglia Dino Buzzati con Un amore, i racconti e Il deserto dei Tartari. Io Il deserto dei Tartari voglio leggerlo praticamente da sempre e ancora, mea culpa, non l'ho fatto, quindi probabilmente prima o poi lo recupererò. E poi, per quanto riguarda la rivisitazione del romanzo storico, Emilia mi consiglia Tito di Gormenghast di Mervyn Peake. Un titolo che io sono andata a documentarmi e sì, potrebbe veramente piacermi molto. Anzi, poi aggiunge Tito di Gormenghast e i suoi seguiti, quindi probabilmente ci sono diversi titoli di quest'autore. Adesso vedrò un attimo di andarmi a recuperare la sinossi perché l'ho letta velocemente e l'ho trovata abbastanza complicata, quindi non riesco a proporvela adesso in modo stringato sul canale, appunto in questo video. Ma secondo me è un titolo veramente molto interessante, quindi grazie Emilia. E poi, siccome Emilia è un'esperta di letteratura nordica, una volta sotto un video le avevo chiesto qualche consiglio e lei mi ha parlato di un autore che ha vinto il Nobel, ovvero, e adesso Emilia, scusami, io spero di pronunciare bene questi autori nordici, Sigrid Undset con la saga di Vigdis. Diversi titoli su questo personaggio. Devo documentarmi meglio, ma comunque questa informazione mi affascina. E poi Ibsen, autore di testi teatrali con Gli spettri e La donna del mare.
Willy Sorensen con storie strane e Sette storie gotiche di Karen Blixen. Allora, Karen Blixen è l'unica, a parte Ibsen, del quale io comunque non ho mai letto niente, ma so che è un autore teatrale molto celebrato. Io della Blixen so di aver letto qualcosa, ma questo ricordo si perde nella notte dei tempi perché probabilmente andiamo indietro ai tempi delle medie. Quindi io so di aver letto la Blixen, ma non so esattamente che libro. Comunque, grazie del consiglio, prima o poi recupererò tutto. E poi un consiglio che mi è arrivato proprio l'altro giorno, me lo ha dato Gabejul e mi ha consigliato Fabio Stassi, L'ultimo ballo di Charlotte. Allora, questo titolo è finito anch'esso nei primi posti della wishlist perché ho visto che racconta della biografia romanzata di Charlie Chaplin e di come lui si è trasformato in Charlot. E da quello che mi ricordo della trama, Chaplin dovrebbe ricordare la sua vita sul letto di morte. Siccome Charlie Chaplin è un personaggio che ha segnato molto la mia infanzia, perché spesso ho visto i suoi film, ma anche questo ricordo è avvolto nella nebbia del tempo, vorrei recuperare al più presto questo libro e leggere qualcosa di questo personaggio che mi ha sempre molto affascinato. Quindi grazie, grazie per questo consiglio. E poi vediamo in mezzo a tutti questi pizzini. Allora, Sara Pugliese, un'altra ragazza che spesso commenta sotto ai miei video, mi ha consigliato Ciò che inferno non è di Alessandro D'Avenia, che mi sembra sia l'autore anche di Bianca come il latte, rossa come il sangue. Non voglio sbagliare, non voglio poi venire linciata nei commenti. Io quest'autore me lo ricordo per questo titolo, che comunque non ho letto, però ti ringrazio Sara di questo consiglio. Sono andata a leggermi appunto la sinossi e il libro parla di un 17enne che si interroga sulla vita e sul futuro, incontrerà un professore di religione che darà una svolta alla sua vita. E poi mi consiglia Zola al Paradiso delle Signore. Io non conosco Zola perché sono proprio molto digiuna di letteratura francese che dovrei conoscere di più. Per il momento ho letto solo Victor Hugo, amandolo tantissimo. E poi mi consiglia il nuovo, direi che è il nuovo di Chiara Gamberale, che si chiama Qualcosa ed è una storia leggera come una fiaba che parla di una principessa che non ha limiti ed è esagerata in tutto quello che fa. Probabilmente potrebbe piacermi perché anch'io spesso sono esagerata nei miei sentimenti. Devi sapere, Sara, che io la Gamberale l'ho affrontata diversi anni fa con Le luci nelle case degli altri e mi era anche molto piaciuto quel romanzo, anche nella sua semplicità e anche nella sua assurdità. Dopo però della Gamberale non ho più letto niente perché sento sempre dei pareri molto discordanti sui suoi titoli e quindi non ho avuto più lo spunto per dedicarmici, ma questo titolo me lo sono segnata e magari gli darò una possibilità. Ultimissimi titoli che mi avete consigliato. E rimanendo sempre in tema di Émile Zola, Melania Costantino, che ha anche lei un canale, mi consigliava diversi mesi fa Nana. Ovviamente io non conosco nemmeno questo titolo di Zola, vedrò di recuperarlo. E rimanendo sempre in tema di classici, Martina D'Angelo mi consiglia Dostoevskij con Il Sosia e Le memorie del sottosuolo. Io di Dostoevskij ho letto solo Delitto e Castigo, mi è piaciuto molto, anche se è stata una lettura che mi ha impegnato probabilmente per un mese, e io ho qualche problema con i russi. Devo dedicarmici un po' di più, prima o poi vorrei anche leggere Guerra e Pace, che è di Tolstoj, ma è comunque sempre un russo, devo applicarmici di più. E poi sempre Martina mi consiglia Le braci e La donna giusta di Imarai. Veronica Testa invece mi consiglia Mich Album con L'uomo che voleva fermare il tempo. Quest'autore io l'ho letto proprio la scorsa estate con Le 5 persone che incontra in cielo, un libro che nella sua semplicità mi aveva molto colpito, quindi sicuramente darò una possibilità anche a questo secondo volume che mi viene consigliato. Augusta Verdiana mi aveva poi consigliato la biografia su Elizabeth, no, su Emily Dickinson di Lyndall Gordon, quindi io voglio
ringraziare Augusta Verdiana, perché proprio grazie a questo suo consiglio io sono andata a recuperarmi la biografia che ho trovato, uno dei libri più belli del 2016. Vi lascio sotto in descrizione il video in cui parlava appunto di quella biografia. Grazie. Cristina Rossi invece mi consiglia Silvia Vallone, un'autrice che non conosco, e per quanto riguarda le graphic novel Persepolis. Persepolis mi sembra che sia di Marianne Satrapi, so di che cosa parla, so che è stato tratto anche un film e da sempre devo recuperarla, prima o poi lo faccio. Rebecca, del canale Un libro e una cioccolata, che sicuramente conoscerete, mi consigliava Paolo Di Paolo, un autore che lei ama moltissimo, soprattutto mi consiglia questa lontananza così vicina. Allora, io Paolo Di Paolo è un autore che conosco, però io anni fa avevo letto Mandami tanta vita e mi ero proprio arenata con quel titolo, nel senso che non ci ho capito niente e da allora non ho più avuto il coraggio di affrontare quest'autore. Probabilmente sono partita dal titolo sbagliato, quindi magari tenterò di nuovo qualche lettura di Di Paolo, ma magari proprio dal titolo che mi consiglia Rebecca. Comunque, grazie. L'ultimo consiglio è quello di Olipol, che mi consiglia L'amica geniale della Ferrante. L'amica geniale è qui in libreria, l'ho comprato la scorsa estate all'usato. Devo dire che questo titolo della Ferrante mi incuriosisce molto. D'altro canto, però, ne sento parlare talmente tanto che magari mi dico che sarebbe meglio cominciare a leggere la Ferrante da qualche altro titolo di cui ancora nessuno parla, giusto per avere un altro punto di vista e per conoscerla diversamente. Quindi sì, la Ferrante prima o poi la leggerò, ma probabilmente non comincerò dalla Nemica Geniale. E infine, sempre Olipol mi consiglia della Pizzorno, La bambinaia francese. Io so che questo libro rientra sempre nell'universo Jane Eyre, perché dovrebbe parlare di Sophie, la figlia acquisita di Mr. Rochester, quindi io assolutamente sì, devo leggerlo questo libro, prima o poi, molto presto, voglio recuperarlo. Qui finisce il mio video dedicato ai vostri consigli di lettura. Prima di tutto grazie per avermeli scritti sotto nel corso dei diversi video che io vi ho proposto. Quindi se voi volete, continuate a mandarmi i vostri consigli di lettura, io come sempre ne prenderò nota e ve li proporrò magari in futuro in un prossimo video. Grazie mille, ci vediamo presto, ciao!